Buongiorno e buonasera e buon ascolto. Benvenuti ad Allora di Amadeus. Questo è un podcast. Scaricatelo, ascoltatelo, anche quando andate per strada e riempitevi la vita. Buon ascolto. Buonasera, buongiorno e benvenuti ad Allora di Amadeus Podcast. Buonasera, buongiorno, dipende dal fuso orario in cui vi trovate, se è a Greenwich o in Thailandia. Dipende. Fate voi. Bene, questa sera abbiamo un grande uomo, Ivan Francesco Ballerini. Buonasera. Buonasera. Già, guarda Luca, già la presentazione così carina, anche della tua, come hai messo le prime, questo treno, la carrozza, già mai catapultato in una poesia. In una poesia, sì. E senti, appunto, raffigura un treno la nostra sigla. E tu cosa scriveresti su un treno? Sicuramente scriverei un viaggio. Ora dove porta questo viaggio non lo so. Intanto ho appena concluso un viaggio che è avvenuto via mare, no? Sì. Con questo mio robotismo via mare. Però nulla esclude che il viaggio poi nel prossimo disco sia un viaggio che avviene via terra. O anche, poiché ho una canzone che, ecco, ti dico una cosa che non sai. Una canzone che ho scritto sul famoso paracadutista francese, te lo ricordi, Patrick de Gaillardon? Sì, me lo ricordo. E per lui ho scritto un brano che si intitola Incontro al destino, perché lui nell'ultimo volo che ha fatto, purtroppo la tutelare che stava provando non ha funzionato, e lui non è morto nemmeno, lui è caduto, era ancora vivo, e poi è morto durante il trasporto in ospedale, ma è stato un personaggio al limite della follia, perché ha fatto delle cose incredibili. E allora proprio per lui ho scritto una canzone, perché penso sempre che alla fine nella natura nostra, no, cercare sempre di andare un po' più in là. Certo. Senti, tu hai parlato che questo è un libro, è anche un libro in un certo senso, un libro sonoro. Vero. È un racconto di viaggi sul mare, no? E da dove nasce l'ispirazione? Ammesso che l'ispirazione esista, poi, Ivan, e non ci sia uno studio a tavolino, ecco. No, guarda, la domanda è bellissima. C'è l'ispirazione perché io stavo scrivendo un album che era dedicato al destino e si doveva intitolare Incontro al destino, perché ogni brano era proprio legato a questo fatto che mai possiamo perfettamente programmare, che è il destino, no? Chiamiamolo destino, chiamiamola fortuna, chiamiamola caso. Poi però mi è capitato di leggere una storia molto bella su Vasco da Gama, e in questa storia ho letto un piccolo pezzetto che era dedicato a un personaggio ancora più misterioso, che è Pevo d'Accoville. E è stata così bella questa lettura, ma coinvolto, io ho scritto i brani Vasco da Gama e Pevo d'Accoville. Quindi alla fine poi ho deciso che avrei fatto un disco tutto dedicato al mare, è un viaggio che è il mio, ma è il tuo e di chi ascolta il disco, un viaggio che avviene via mare. E immagino che tu abbia scelto dei suoni appropriati per cioè abbia studiato anche proprio in dettaglio i suoni, perché parlare di mare non puoi usare sempre una Stratocaster, non lo so, per dire, o una cassa in quattro, non lo so. Ma guarda, ti dico, sono molto legato
tutto ciò che è acustico, no? Oppure chiamiamolo come va tanto di moda ora, unplugged, nel senso che, per esempio, tanti mi dicono: ma Ivan, ma la musica elettronica non ti piace? Certo, mi piace tantissimo. Però se scrivi una cosa come il mio disco, la musica elettronica forse potrebbe non essere proprio perfettamente adeguata. Quindi io ho scelto la chitarra acustica, la chitarra classica, il violino, la fisarmonica, cioè tutti gli strumenti che sono proprio nelle note del mio cuore, no? E Ce se l'ho mi proprio. consenti della tradizione italiana anche, perché la fisarmonica. Sì, la fisarmonica che può essere uno strumento assolutamente, consentimi, noioso, perché ci riporta un po' al liscio, no? Invece usato in una maniera, diversa da persone in gamba, è uno strumento che secondo me è meraviglioso, di una malinconia, cioè, c'ha proprio la malinconia che è dentro quello strumento, a me mi piace tantissimo. Mentre il violino non è detto che sia malinconico per forza. A volte. Comunque considera che io in questo disco, come violinista e alla viola e al violino, ho Alessandro Golini, che è un amico grossetano, che ti segnalo perché è di una bravura supersonica, è stato per tanti anni anche il violinista di Massimo Ranieri. Il fisarmonicista è Stefano Indino, che è un fisarmonicista bravissimo, che sta collaborando ora con Michela Scolese. Hanno fatto un duo, si chiamano Accordeon. Michela Scolese era il chitarrista di Fabrizio De André. Se guardi, sì, se guardi i suoi video, ovviamente gli ultimi sono del 98, anche dell'ultimo concerto dal vivo di Anime Salve, il chitarrista, con la chitarra acustica è Michela Scolese. Quindi senti che musicisti, insomma. Mi sono avvalso veramente di collaborazioni, meravigliose. Questo mi ha aiutato molto anche a, diciamo, a fare un disco che, da un punto di vista musicale, letterario, non lo so, non mi posso giudicare, ma da un punto di vista musicale è molto, molto bello, insomma. Senti, iniziamo a fare una cavalcata lungo le tue canzoni, no? Che cosa si può dire con una manciata di parole? Tutto forse. Veramente, sì. Una manciata di parole è stato considerato dal mio promoter, che si chiama Paolo Tocco e che saluto carinamente, una persona che mi segue dai miei esordi, dal mio primo disco che si intitola Cavallo Pazzo, ha detto che questo brano a lui è piaciuto particolarmente. Una manciata di parole, e parte il disco con questa canzone, è questo marinaio che lascia la terraferma e si imbarca, e poi quando è in mare, lontano dalla donna amata, la pensa e cerca una manciata di parole per dirgli quanto la ama e quanto gli manca. Quindi in una manciata di parole ci può essere anche una formula magica, diciamo. Senti, giocando, no? Quanto di Vasco da Gama c'è in te? Senti, da un punto di vista di avventura, non te lo so dire perché io sono un capricorno, sono molto terreno, quindi sono uno che pondera, tocca proprio la terra, mi piace proprio. Se mi dovessi vedere in un animale, mi vedrei proprio nello stambecco, perché mi piace proprio il contatto con la terraferma. Sono molto pauroso dell'aria, ho le vertigini, l'acqua mi fa tanta paura. Quindi Vasco da Gama ce Però l'ostinazione di Vasco da Gama ce l'hai? l'ho tantissima. Sono proprio ostinato. Infatti, oggi, oh, guarda, oggi fare il cantautore in Italia in questo momento è molto difficile ed è una sfida. Tra l'altro, un cantautore, come sto cercando di fare io, che mi sono messo proprio in una nicchia molto piccola. Quindi, sai, ogni sbaglio qui la pago cara, perché su di me sono state dette cose anche bellissime, no? Sono stato paragonato molto spesso a De Andrea, a De Gregori, addirittura a Battiato, nel modo di scrivere. Sai, dette queste cose da giornalisti anche molto autorevoli. Adesso io non mi posso permettere di sbagliare, perché come mi sbaglio,
Sono pregato. Eh sì, eh sì, eh sì. Senti, nella tua vita ricerchi mai un angolo solitario? Sì, tutti i giorni. Cioè, mi piace tantissimo stare con la gente. Io sono una persona solare, penso, insomma, penso si veda, si senta, però poi ho anche tanto bisogno di scaricare dei file, di stare da solo. Quindi in campagna camminare per me è il massimo della gioia, insomma, e con gli animali. Ora, appena sarò in pensione, mi comprerò subito un bel cane. Sì, perché io sono un grande camminatore e quindi penso che quello è una cosa che per me almeno è indispensabile, no? Quell'angolino in cui si riflette su tutte le cose della vita. Io ho una memoria incredibile, mi ricordo tutti i giorni della mia vita dal giorno che sono nato, che è una cosa stranissima, veramente. Beato te. Dove porta, dove ti porta, piuttosto, la via delle spezie? Guarda, la Via delle Spezie è partita con questo album che è un viaggio via mare, e però penso che col quarto progetto, che è già praticamente delineato, devo solamente trovare il tempo di tornare in studio, anche un po' di soldi, perché autoprodursi un disco come Racconti di Mare è molto costoso, perché ci sono dentro fotografi, ci sono dentro arrangiatori, musici, 10 musicisti, c'è la casa discografica, quindi è un grande costo. Dove mi porta sicuramente in un altro viaggio. Ora, che tipo di viaggio sarà, non so, potrebbe essere anche un viaggio aereo. E ho dei brani, guarda, ora molto particolari. Uno si intitola Linea d'ombra. È una canzone molto particolare, molto scura, però penso che rispecchia anche molto bene i nostri tempi, che non sono tempi molto chiari, molto sereni, no? Noi si viene dagli anni 60, 70, che erano anni belli. Oggi per i giovani penso che siano anni molto inquieti, no? Si sente questa inquietudine nell'aria. Io ho questi brani, Linea d'ombra, In punta di piedi, che sono brani, un brano addirittura l'ho intitolato La guerra è finita, che sono molto molto attuali e penso che siano anche molto belli, tra l'altro. Non lo dovrei dire, No, eh? Mi voglio però sbilanciare. ci crediamo. Senti, parlami dell'altro navigatore. Pevo Sì, da Covil ovvero da è un Coviglia. sì, detto in portoghese Pevo da Covia è veramente un personaggio meraviglioso, perché è stato lui ad arrivare in India prima di Vasco da Gama, però compiendo un viaggio un po' via terra, un po' via mare. E se io l'ho paragonato a James Bond, se lo volessimo paragonare per contestualizzarla ad oggi, è proprio un personaggio misterioso. Lui era un poliglotta, parlava perfettamente lo spagnolo e il portoghese, ovviamente, ma parlava molto bene anche la lingua araba. Quindi Giovanni II, che era il re del Portogallo, lo spedisce in questa spedizione incredibile, per andare a scoprire la Via delle Spezie, perché lui parlava perfettamente anche il cairese, e quindi Anche lui gli si avessi. spaccia, sì, lui si spaccia per mercante arabo, compra una partita di miele nell'isola di Rodi. Ma senti che spettacolo! Poi con questo miele va al Cairo, commercia il miele con i mercanti del luogo e intanto comincia a sondare il terreno per capire come si fa ad arrivare in questa. Lui sbarca a Calicut. E poi dopo si imbarca in una spedizione carovaniera, si fa tutto il deserto dello Yemen, rischiando la vita perché i mercanti arabi erano cattivissimi, specialmente con noi europei, perché noi gli si andava a portare via, diciamo, le cose che a loro interessavano, che erano quelle materie prime che tanto ricercate nei mercati europei, quindi la noce moscata, il pepe, la cannella, che oggi troviamo agli ipermercati e non costano niente, ma allora erano pagati letteralmente a peso d'oro. Quindi. E poi, dopo terminato questo viaggio nel deserto dello Yemen, si imbarca su un nao, che era un'imbarcazione tipica araba.
E poi da lì arriva in India con un viaggio al limite dell'incredibile. Poi, da quello che ho potuto capire, lui nello Yemen conosce il re e la regina, però il re muore, ma la regina è innamorata di lui, si innamora e non lo rimanda più a casa. Quindi lui, ecco perché la canzone dice 30 anni ma non tornerai nella tua patria, no? E poi nello Yemen dormirai, perché lui morirà poi lì senza tornare più Sì. in Portogallo. Io ho delle rimembranze di Pevo perché da quando feci un esame all'università di storia delle esplorazioni geografiche, quindi ce l'ho questa rimembranza e Sei uno dei tuoi. mi incuriosiva la tua versione. Senti, il mondo ha dei segreti. Quali sono secondo te i segreti del mondo? Almeno quei due o tre che si possono rivelare. Ognuno ha i segreti suoi, no? Ed è bello che i nostri segreti rimangano segreti. Tanti mi hanno detto: ma che volevi dire con i segreti del mondo? È l'unica canzone che non può essere spiegata. Cioè, l'ascoltatore se la deve ascoltare ed ognuno di noi deve fare il viaggio che si Che sente vuole. suo. Perché se no sarebbe troppo facile. I segreti del mondo non si possono spiegare e Ma io poi non li conosco. in quanto segreti, come fai? Esatto. In questo caso i segreti del mondo, perché mi è capitato di rincontrare dopo tantissimi anni una persona che non mi sarei mai più aspettato di ritrovare nella vita. È stata una grande emozione. E da questo incontro ho scritto I segreti del mondo. Ecco, l'unica cosa che posso dire è questo. E cosa fai quando ti investe un tifone? Mi consenti una battuta così? Sì. Mi sposto. Cerco sempre di, guarda, anche dentro, diciamo, quello che è un piccolo tsunami, un tifone, cerco sempre di salvarmi, salvare il salvabile e poi cercare sempre, anche nelle tragedie della vita, no? Di trovare almeno un lato positivo. Che confidenza hai con Conrad, visto che hai citato Cuore di Tenebra? Guarda, ti dico, mi stavo leggendo l'estate del 2020, quindi eravamo ancora in piena pandemia. Mi ero portato proprio qui a Manciano, dove sto parlando ora, i racconti di mare di Conrad. Quindi c'era Lord Jim, Tifone, Cuore di Tenebra. E proprio mentre ero qui in questo posto, mi è capitato di scrivere Cuore di Tenebra. Che parto prendendo proprio alla lettera l'inizio del libro che parla di questo Marlowe. Poi però, se uno l'ascolta, è una canzone d'amore. Quindi poi ho viaggiato di fantasia. Invece in Tifone diciamo, voluto mettere questo marinaio che sta combattendo contro questo tifone che gli sta andando incontro come se fosse una partita con la morte, no? Perché del resto uno che fa il mestiere del marinaio, che faceva il mestiere del marinaio nel 1400, primi 1500, sapeva bene che la morte era sempre al suo fianco, perché era molto facile morire, o morire di malattia perché c'era lo scorbuto per la mancanza di vitamina C. Scorbuto per la mancanza di vitamina C, la mancanza di igiene. Oppure perché veramente trovavi dei predoni che ti ammazzavano, quindi era molto facile morire. E quindi ho voluto parlare anche di questo rapporto tra il marinaio e la morte, ma l'ho messa quasi come una partita, quasi come un gioco. Senti, in tu invece tu, che rapporto hai con il tempo? Che rapporto ho con il tempo? Mi ricordo tutto quello che mi è successo dal primo giorno che sono nata, anche le cose di quando sono finito a pochi mesi a Siena perché avevo avuto un'otite.
Cerco di viverlo nella maniera più bella possibile. Il tempo è terribile. Guarda, nel disco c'è una canzone che parla proprio di questo, No, mi riferivo a quella. che è riflessa nello specchio. L'ho portata anche io, sai, sono stato finalista al Tour Music Fest recentemente a San Marino. E sono arrivato finalista proprio con Riflessa nello specchio. È un brano molto, molto personale. È la nostra immagine, no? La mattina quando ci guardiamo allo specchio prima di andare al lavoro e analizziamo se è cambiato qualcosa, se è comparso qualche capello bianco, è comparsa qualche nuova ruga. Penso che è una cosa che da una certa età in poi la facciamo tutti. Facciamo sì, la facciamo sì. Come si sta sulla soglia di casa? Sulla soglia di casa si sta male perché abbiamo sempre il desiderio di o di tornare dentro o di partire per un viaggio. La soglia è come una linea d'ombra, ecco. Parlando del brano che ti dicevo prima, che ancora non ho pubblicato, è quella zona dove non si sa bene, è un punto di demarcazione molto difficile, che tutti vogliamo in qualche modo superare. In questo caso, sulla porta di casa mia, parla proprio di questo personaggio che ha lasciato casa e non tornerà indietro sui suoi passi, perché ormai il viaggio è partito e come sai, no? Non si può mai tornare indietro. Anche proprio lo vedi anche con le tecnologie, no? Tanti dicono bisogna tornare indietro, bisogna rinunciare. Io non ho mai visto il mondo che torna indietro. Ma no. Ammesso che non succeda una catastrofe planetaria dove ci ritroviamo tutti, senza niente. A vivere in roulotte per dei mesi. Allora, però, comunque sia, guarda, anche se succedesse una catastrofe planetaria che tutti ovviamente scongiuriamo, dal momento in cui le cose dovessero ripartire, riparterebbero esattamente come il giorno prima che le abbiamo lasciate, perché Esatto. ormai ciò che abbiamo acquisito è dentro di noi, non lo perdiamo più. E che luogo è il bar del porto? A me hanno sempre affascinato il bar sotto il porto. Guarda, è stato considerato di questo disco uno dei brani più belli, più pregiati. Infatti abbiamo fatto un video che abbiamo girato a Porto Ercole quest'estate con un attore bravissimo di Roma, persona carinissima, che si chiama Roberto Fazioli, che saluto. La regia è di Nedo Baglioni, l'idea del video l'ho avuta insieme a Giancarlo Capo, che ha arrangiato anche proprio personalmente questo brano. E parla di un marinaio in pensione, un marinaio che, ecco, parlando come mi chiedevi prima, il rapporto col tempo, no? Ha finito il suo tempo, cioè il suo tempo di navigazione è finito, però lui continua ad andare nel bar dove ha trascorso tutta la sua vita lavorativa. E lì passano tante persone, tra clienti o amici, che vanno proprio per lui, perché lui racconta delle cose, racconta degli spezzoni della sua vita e le racconta in una maniera così bella, così affascinante, che quando lui smette di raccontare non vedi l'ora di tornare lì il giorno dopo per ritrovarlo e risentirlo ancora parlare, no? Che penso che poi alla fine, guarda, penso che è il mestiere del cantautore. Che il cantautore è una persona che scrive delle storie, dei racconti, che però sono in musica, e che non vede l'ora di raccontare agli altri. Senti, infine, ci si può abbandonare fra le braccia di un amore, ci si può permettere ancora? Bisogna lasciarsi andare. È uno dei pochi momenti della vita dove ci possiamo veramente lasciare andare, no? E scoprire anche i punti vulnerabili che abbiamo. Io sono una persona grande, ma cerco di non essere troppo sovrastrutturato, nel senso
Cerco di essere più possibile Ivan, quello che conoscono tutti, nel senso, certo, il linguaggio con l'età cambia, si studia, si cresce, si cerca di migliorare, però sempre con quella semplicità, con quell'occhio, come dice Paolo Tocco, ma ha scritto una presentazione del disco bellissima, paragonandomi ad un bambino e mi ha fatto veramente commuovere perché io nonostante sia grande, ormai adulto, però il mondo lo guardo sempre con gli occhi di quando ero bambino. Senti, prima di lasciarci una domanda, quali sono i tuoi progetti futuri? Allora, questa è la domanda, le cose che bollono in pentola. Guarda, Luca. Io avrei praticamente già tutti i brani per depositare un quarto progetto, però devo rascivolare un po' di soldini. Ora sto partecipando a Musicultura. Poi, e guarda, se mi dovesse succedere che mi chiamano, i brani che ho inviato a Musicultura sono Una manciata di parole e Pevo da Covil. E perché una manciata di parole? Perché è proprio un modo di raccontare l'amore in un modo diverso, no? Non è la stessa formuletta, la maglietta fina, gli occhi azzurri, è una canzone d'amore con dei termini diversi. E Pevo da Covil, perché loro hanno anche proprio un premio che è il premio sul miglior testo, e penso che il testo di Pevo da Covil sia un testo da tenere in considerazione, quindi ho mandato questi due brani. A febbraio, primi di marzo, saprò se sono stato scelto tra i 50 cantautori che loro scelgono nella rosa, che si deve recare a Recanati con la propria chitarrina e andare a cantare dal vivo i brani che hai inviato. E questo secondo me sarebbe un bellissimo traguardo. Mi dovessero chiamare, vuol dire che allora il Ballerini scrive delle cose che sono veramente interessanti. Io te lo auguro. Bene, Ivan Francesco Ballerini, sei stata una persona squisita. Anche te, con le tue domande, bellissime tra l'altro. E mi hai dato modo di veramente di raccontare il disco e di raccontare anche Ivan. Bene, bene. Signori, alla prossima occasione. Sigla. Buonasera, buongiorno. Avete ascoltato un podcast di Allora di Amadeus. Alla prossima occasione.